Siete pronti per accompagnarci in questa camminata immersi nella natura del Parco Nazionale dello Stelvio? Ci troviamo in Val di Peio, oggi andremo a fare un itinerario ad anello e il punto di partenza è l'abitato di Peio. L'indicazione che ora seguiamo è Cross dei Bagni. Meraviglioso, giornata fantastica, siamo arrivati ad un primo maso e davanti una spettacolare vista sulla Val di Peio. Arrivati alla Cross dei Bagni, qui potete riposarvi e godere di uno splendido panorama. Qui ci troviamo in località Marassina, dove si trovano degli ampi prati e dei fienili. Continuiamo sul sentiero alla mia destra verso il rifugio scoiattolo. Arrivati a questo bivio, seguiamo il segnavia numero 127 e all'incirca in una mezz'oretta dovremo raggiungere il rifugio scoiattolo. Siamo giunti al rifugio Scoiatto, bellissimo posto circondato da un vasto e strepitoso panorama che va dal gruppo del Brenta al Monte Vioz. Dal rifugio Scoiattolo continuiamo a ciaspolare e la nostra prossima meta è il lago Covel.
Arrivati a questo bivio, giriamo alla mia sinistra e andiamo prima al lago e poi alla cascata Kubel. Dopo poche centinaia di metri, eccoci arrivati al lago Kovel, che come potete vedere è ricoperto da ghiaccio e neve. Ci siamo sbizzarriti nel fare foto e naturalmente il video qui alla cascata Kovel. Cascata piccolina ma molto graziosa. Ed ora continuiamo verso la Malga Kovel. Altro posto incantevole qui alla Malga Kovel. Facciamo una breve sosta per la merenda prima di ripartire. Da Malga Kovel adesso rientriamo al nostro punto di partenza, all'abitato di Peio. Seguiamo il segnavia numero 125. Giunti in questo punto, lasciamo il segnavia 125 e continuiamo sulla strada forestale. Ragazzi, che ne dite della ciaspolata di oggi? Bellissima! A me è piaciuta tantissimo, è stata una giornata splendida, sole, neve, ciaspole, spensieratezza, rilassamento, il tutto accompagnato da un panorama top. L'itinerario lo possiamo considerare medio facile. Il dislivello non è rilevante, non ci sono particolari difficoltà, è ben segnalato ed anche esposto al sole. L'unico punto ristoro è il rifugio scoiattolo e mi raccomando, fate attenzione negli unici due punti dove bisogna attraversare le piste da sci. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!